Ciao, ciao, buongiorno a tutti e bentrovati e bentornati sul canale. Primo giorno di ferie, primo giorno di vacanze, sono sempre a casa. Non è cambiato nulla, ma i tempi si sono dilatati, si dorme un po' di più, ci si riposa un po' di più. E oggi video haul di quello che ho preso al Tigotà. Per la prima volta in vita mia ho acquistato sul Tigotà online. Non so bene come funzioni, nel senso che la cosa che ti chiedono è se tu hai un Tigotà vicino, perché probabilmente poi diciamo le scorte partono da lì, o perché comunque la spesa mi viene recapitata a casa. Perché ho fatto la spesa online al Tigotà nonostante io abbia il Tigotà a 50 metri? Perché non avevo la macchina a disposizione per andare a fare la spesa, dovevo prendere un po' di cose e perché ho trovato alcuni sconti che nel negozio non c'erano e ero un po' stanca e quindi mi sono data alla spesa Tigotà. Alcune referenze le ho già provate e sono favolose, alcune le ho prese di scorta, alcune le ho prese perché volevo provare dei prodotti nuovi, video spesa e voilà, iniziamo. Allora, bagnoschiuma felce azzurra, questo ce l'ho in uso ed è favoloso. Allora, felce azzurra io avevo abbandonato da qualche anno questa marca perché mi sembrava obsoleta, cioè una marca che ho sempre usato fin quando ero piccolina, c'era praticamente solo quello e un marchio che c'è da tantissimi anni e ero alla ricerca di un detergente per il corpo fresco perché sto soffrendo tantissimo il caldo e avendo letto fresco, bergamotto e fiori di cedro mi sono lasciata tentare e ho fatto bene. Il profumo è delizioso, lava bene, lascia la pelle morbida, non secca, mi sto trovando benissimo, sono già quasi arrivata a metà, nonostante sia 650 ml. Nella volta scorsa, infatti ve lo volevo dire, non è che noi non ci laviamo nella volta scorsa nei prodotti finiti, avete visto tantissimi prodotti per il viso, tante maschere e nessun detergente corpo, ma noi ci laviamo e ultimamente facciamo un botto di docce, come presumo tutte quelle che soffrono il caldo. Io generalmente in questi giorni che fa veramente tanto caldo, io sto soffrendo tantissimo, ne faccio 3 al giorno, quindi ho 6 bagnoschiuma aperti nella mia doccia, che poi è la doccia che ogni tanto viene Lucia, la doccia che ogni tanto viene Mattia e poi c'è mio marito e quindi vabbè, comunque quando poi li finiremo tutti insieme, ma torniamo a noi. Questo mi è piaciuto e mi sta piacendo davvero tantissimo. E lo sto alternando a questo che, ragazzi, favoloso. Mojito Club Badedas bagno doccia rinfrescante menta fredda. Questo è ghiaccio puro. So che a tanti di voi non piace l'effetto ghiaccio tipo chilli, ma questo è ghiaccio ghiaccio, nel senso che se fate due passate di bagnoschiuma, uscite che nonostante ci siano i 38 gradi, voi avete freddo ed è una sensazione meravigliosa per me in questo momento. Il profumo è di Mojito, sì. Una meraviglia, e vi dirò di più: io ho 52 anni e non ho mai bevuto un mojito se non un mesetto fa, quando sono andata a Trieste e ho scoperto che mi piace tantissimo. Quindi, quando ho visto questo Badedas Mojito Club, ho detto questo è mio e lo prendo. Erano super scontati questi online. In più, veramente menta fredda, cioè, ma proprio freddo. Voi uscite e avete freddo ed è meraviglioso. Io questo lo uso nella doccia serale. Fantastico, fantastico, fantastico. Se cercate un effetto brivido, questo io ve lo consiglio. Poi, scorta dei miei soliti dischetti. Qualcuno giustamente nel video scorso dei prodotti finiti diceva: mamma mia, sì, è vero, ci sono tante cose, ma quanta plastica. È vero, avete ragione. Come ho risposto lì, io cerco di stare molto attenta alla raccolta differenziata. Uso sia quelli che ho fatto io, che mi sono cucita, ne ho circa una decina.
li uso giornalmente, poi non li lavo a mano, non mi piace lavarli a mano perché se poi sono sporchi non si disinfettano bene, quindi preferisco metterli nella lavatrice, ma magari non tutti i giorni faccio la lavatrice e quindi li alterno. Per quello che è nel mio piccolo, la raccolta differenziata la faccio e la faccio bene, cerco di farla al meglio. È anche vero che magari anche le aziende dovrebbero venire incontro cercando di fare dei pack che siano ecosostenibili, che siano riciclabili, ma vedo che tante aziende stanno cominciando a fare questo tipo di discorso, quindi non perdiamo la speranza e continuiamo a fare la raccolta differenziata al meglio che possiamo. Piccolo discorso. Altro profumo che ho, sì, altro bagnoschiuma che ho preso. È questo della Palmolive, anche questo era mega scontato, c'era il cocco. Questo non l'ho ancora usato, ma dai, apriamolo che sentiamo il profumino. 100% plastica riciclata, ecco. 95% di ingredienti naturali. Questo è latte di cocco puro. Mamma, che buono, buonissimo. Estratti di cocco e olio e di oli essenziali. E anche questo, secondo me, a fine estate sarà finito. Poi, altro effetto brivido freddo. E qua vi faccio vedere addirittura che ne ho comprate due. Perché ne ho comprate due? Perché una per... Non c'è più. Aspettate. No, l'ho tirata fuori. Comunque, una la sto usando ed è praticamente finita. E allora mi sono ricomprata questa. Questa è della Seisol Body e Beauty, sì, gel effetto freddo contro gli inestetismi della cellulite. Ora, io a 52 anni non mi aspetto che la cellulite mi sparisca, non mi aspetto nessun tipo di miracolo, non li ho neanche mai cercati. Voglio una crema gambe che magari mi rassodi un attimino, mi dia quell'impressione, magari anche falsificata, che i cuscinetti se ne vadano. Ma questa è un effetto ghiaccio spettacolare, quindi se in questi giorni dove c'è questo caldo torrido cercate comunque una sensazione sulle gambe di freddo, ma proprio freddo, questa è favolosa. Io non ricordo i prezzi perché tutti questi erano scontati online e probabilmente sono anche scontati in alcuni negozi, non lo so. Io comunque c'era scritto sconto valido solo online e quindi ne ho approfittato. C'è l'estratto di alga rossa, escina fitosomiale, centella asiatica, caffeina, carnitina, mentolo ed effettivamente questo, anche questo è effetto ghiaccio, quindi se non vi piace l'effetto freddo ghiaccio, allora questa non fa per voi, ma per me in questo momento è favolosa. Diciamo che la uso solo per l'effetto ghiaccio, l'effetto anticellulite fa niente, non mi interessa oramai a questa età. Poi, questo invece non l'ho ancora comprato, cioè sì, ciao, non l'ho ancora provato, della Green Ick, che è gel corpo anticellulite drenante effetto freddo. Questo io non l'ho ancora provato. È in questo tubo ricco di ingredienti di origine naturale contro gli inestetismi della cellulite, mentolo, estratti di betulla, eccetera, eccetera. Azione cosmetica rinfrescante ed è quello che io sto ricercando in questo momento. Ah, non vi ho fatto vedere il tubo di questo, è abbastanza capiente, sono 200 ml come questo, mi piace davvero tantissimo. Poi, vediamo di coprire tutto. Ho comprato un'altra mousse doccia alla Lucia. Perché sono quasi finite ed era mega scontata, era 1,59, 1,89, queste costano una follia, quindi quando le trovo in sconto le prendo. Ho comprato questo deodorante della Dove Go Fresh alla pera, mi piace tantissimo, l'ho già usato, anche questi erano scontati. Se io vado da Tigotà sia in presenza che online e li trovo scontati, li prendo perché anche questi costano una follia. Era al di sotto dei 2 euro, anche questo 1,80 euro o qualcosa del genere. Vado a random.
Ho comprato della Belle questo shampoo secco Original Classic Fresh perché anche se faccio la doccia tutti i giorni, 3 volte al giorno, non lavo però i capelli tutti i giorni perché avendoli poi decolorati mi si rovinano, mi si seccano troppo, non mi piace. Quindi ogni 2 o 3 giorni io lavo i capelli e se per caso ho bisogno uso lo shampoo secco. Con quello della Garnier Verde che avevo fatto vedere, mi sto trovando benissimo, questa era un'offerta, ho provato a prendere questo. Mega 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 offertona di questo scrub della Biolis Natura menta e lime scrub corpo rigenerante. Ho sentito che è buonissimo, non l'ho aperto perché ne ho altri due in uso nella doccia, ma questo deve essere anche questo molto fresco, vi saprò dire, tutti questi prodotti mi stanno piacendo tantissimo. Poi, sempre creme corpo, body lotion, olio di argan bio vellutante, zero paraffina, zero siliconi, zero parabeni, non unge con oli naturali dell'Angelica. Ho preso questa. E ho preso sempre dell'Angelica Frutta Viva Body Lotion Superfood Cocco Azione Nutriente con oli naturali senza parabeni, non unge. Vi saprò dire al cocco. Anche adesso si sente già da qua. Ho in uso 3 creme corpo che mi stanno piacendo molto e poi useremo questi. Questo non potevo lasciarlo lì. Bronzer booster, bagno doccia rinfrescante, esalta l'abbronzatura, menta glaciale, effetto freddo, Biolis Nature, anche questa probabilmente me lo porterò in vacanza. Poi, della Perlier, crema idratante addolcente corpo, di questa ho sentito, io l'avevo già comprata, ho sentito che il profumo però non è il massimo, l'ho sentito dalla mia amica Antonella del canale Fare e Disfare, e pazienza, se non sarà buona la useremo lo stesso, vedremo. Adesso io non l'ho aperta, ma vedremo un po'. Poi che cosa ho preso? Ho preso dei dischetti, sì, dei dischetti, dei cotton fioc, non trovo al Tigotà quelli nelle scatole di cartone, ma mi servivano perché li avevamo finiti e quindi ho comunque una scatola di cartone di quello vecchio e ci metterò dentro questi della Cotoneve che sono imballati in carta biodegradabile e busta compostabile. Questi e questi 2 pacchetti da 160 bastoncini. Altro profumo, sì, ciao, altro detergente che abbiamo in uso, felce azzurra, sali marini, essenza rigenerante, anche questo. Mamma mia, profumo di onda del mare, buonissimo, anche questo ce l'abbiamo in uso, mi piace tantissimo, mi piace anche che dietro alla confezione ci siano le note di testa, note di cuore, note di fondo. Qui dice note di testa, tè bianco e calone, che non so che cosa sia, note di cuore, accordo marino, giglio d'acqua, si sente davvero tanto, note di fondio, muschio, legno di cedro e patchouli. Ecco, questi li sento un po' meno, ma mi piacciono tantissimo le note di cuore che io avverto quando lo usiamo. Stai di lì. Poi mi sono fatta tentare, questo era una novità che volevo provare, della Equilibra, siero viso alla rosa ialuronica, levigante e rigenerante. Ne ho sentito parlare bene da Giulia Bloom e da Sara Cosmesi. Mi piaceva tantissimo anche il pack, non l'ho ancora utilizzato. Quando finirò l'acido ialuronico che sto usando, inizierò con questo. Anche questo era scontato. Ultimo Fresh Care Shower della Nivea, Water Lily e Oil. Sono in vacanza, so l'inglese ancora peggio di prima. 99% di formula biodegradabile, 96% la bottiglia riciclabile. Questo non lo apro perché ne ho già aperti troppi, ma vi saprò dire. Ho trovato, scontate,
sempre della Biolis Natur, un sapone al cedro e questo un sapone all'anguria. Io i saponi li uso molto per le mani e per i piedi e per le ascelle e quindi due saponi. Poi, altro Dove, sempre in sconto. Altro, questi erano tutti scontati, eh? Altro detergente corpo Nivea, frangipane e oil, stessa cosa dell'altro, i colori e i pack sono spaziali, speriamo lo siano anche i profumi e il resto. Poi ho preso salviettine intime Biolis Natur, dermatologicamente testato con estratti biologici di calendula e camomilla. Adesso partendo per le vacanze, noi sabato partiremo per Rodengo in Valpusteria e quando si va poi nei rifugi o comunque se è in giro, sempre meglio avere delle salviettine appresso. E questo è 100% cotone biodegradabile della Freya Intima Eco Natur, Eco Natural, Eco Natural, Eco Natural, va bene, fa niente. 12 pezzi, fresca, protettiva, tè verde e timo. Ne ho comprate altre due di due profumazioni diverse che si è portata Lucia al campo scout che sta facendo in Val d'Aosta. Non potevo non prenderla. Era l'unica che c'era, il mio stand della Essence al mio Ticotà e fa proprio schifo, fa proprio schifo, non c'è mai un cacchio e quando gliele trovo sono sempre l'unica che finisce queste, perché una volta c'è quella rosa, una volta c'è quella gialla, una volta c'è quella arancione e le prendo tutte io. Dovrebbero darmi un premio. Ultimo articolo, gambe leggere gel 20% di aloe vera, ginkgo biloba, rusco e vite rossa. Sto finendo le altre creme che vi avevo fatto vedere nel video SOS gambe leggere e quindi ho preso questa. Sono stata super super veloce, vi ho fatto vedere un po' di spesuccia. Adesso vi saluto, vado a registrare il video dei libri perché in questo periodo ho letto veramente tanto, perché con questo caldo non si fa nient'altro se non le cose veramente necessarie. E poi penso che sia l'ultimo video che vi farò vedere perché poi io parto e quando parto e sono in vacanza tendo a fare la vacanza, quindi pochi social, tante relazioni umane vere. Siamo quest'anno in 24, un gruppo di famiglie che ormai va da più o meno una decina d'anni in vacanze insieme. Questa volta andremo in Valpusteria, appunto a Rodengo. Io mi auguro che faccia anche un po' freschino e se c'è qualche giorno di pioggia sia benedetto il cielo, perché ho i libri da fare. Ho intenzione di fare una giornata skincare, obbligherò le donne del gruppo a fare skincare con me e quindi porterò qualche maschera, qualche aggeggino per divertirci insieme. Faremo una gitarella a Bressanone dove c'è il DM, sarà una vacanza ricca, ricca di tante cose, di amicizia, di divertimento, di cucina, di giocate a carte, di tornei a burraco, di cantate con la chitarra, e quindi ci sarà poco tempo per i social, ci ritroveremo poi nell'ultima settimana di agosto, ma auguro anche a voi davvero di riuscire a trovare un momento di tranquillità, di serenità per staccare da tutto. E per ricaricarsi per ripartire poi a settembre in un modo insomma nuovo, sempre vitale, sempre allegro, sempre vivace. Io adesso vi saluto perché continuo a parlare per niente. Ci rivediamo poi con il prossimo video dei libri e poi ci saluteremo per le vacanze, insomma. A presto e grazie di avermi fatto compagnia in questo video. Ciao!